Sei un angelo a lasciarmi portare Ralph al parco per cani. Figurati, è un piacere. E non preoccuparti, staremo benissimo insieme. Sai, un po' di esperienza ce l'ho con loro. Ah sì, per esempio? Beh, ho guardato dei cartoni con un sacco di cani. Oh, oh, bene, allora sai che quando un cane finisce nel vuoto, se muove le zampe velocemente riesce a tornare indietro. Esatto, sempre che non guardi giù, in quel caso precipita, puff! Io che ero preoccupata. Lindy, scusa, cosa devo fare per sembrare un tipo da cani? Non so, quelli che ne hanno uno di che parlano? Del loro cane. Voi che amate i gatti di che parlate, per esempio? Non lo so. Chi ama i gatti non esce mai di casa. Comunque, la prima cosa, se vuoi che Ralph sembri davvero tuo, è che devi dimostrargli un po' d'affetto. Ehi, piccolo! Ti voglio bene! Diciamo che questo è il minimo sindacale. Scusa, è che sono abituata al mio gatto. Mi si struscia addosso e fa tutto lui. Ok, proseguiamo. Oh, sai come si usa questo? A che serve? Per carezzarlo? No, sei fuori strada, è per la popò. Vuoi dire che devo recuperare? Non lo fanno mai vedere nei cartoni animati. Ah, te la caverai, sarà solo per un paio d'ore. Sì, in effetti. Stavo parlando con Ralph. Ciao, com'è andata al parco? Fantastico! Brandon e io ci piacciamo un sacco e anche con Ralph è andata bene. Abbiamo giocato a riporto, ho raccolto la popò, mi è venuto da vomitare. È stato bellissimo! C'è soltanto un piccolo problema. Dilia, hai portato a casa il cane sbagliato. Perché tu non mi hai detto niente? Sei sicura che non sia il cane sbagliato? Sicura con il sì maiuscolo! Mi dispiace, Lindy. Deve avermi distratta Brandon. Però ammettiamolo, questo cane è uguale identico a Ralph. Peccato che non sia Ralph. Infatti si chiama Puff. Che strano! Non ha la faccia da Puff. Sì, mi sembra più un Bobby o un Chappy. Sai che sembra a me? Il cane sbagliato! Non arrabbiarti. Cerchiamo di calmarci. Se c'è una cosa che ci insegna lo yoga... Pallone! Sai, ho dimenticato la cosa più importante sui padroni dei cani. Portano sempre a casa quello giusto! Perciò, se vogliamo essere onesti, in fondo è colpa tua! Ok, ora rilassati, respira... Senti, dobbiamo trovare Ralph, ma prima avvisiamo i suoi proprietari che sta bene. E come pensi di fare? Insomma, Puff ha l'aria sveglia, ma non credo che riuscirà a darti il suo numero di telefono. È scritto sulla sua targhetta. Oh, buona respirazione. Salve, ascolti, ho trovato il suo cane. Oh, davvero, grandioso. A lui, Ralph. Oh, meno male, dammi, voglio parlargli. A lui o a Ralph? A Ralph! Senta, la mia amica vorrebbe parlare con Ralph, può passarmelo? Oh, davvero? Dopo vuole parlare con Puff, se può. Tipi da cani. Oh, Ralph, mamma ti vuole tanto, tanto bene. Oh, mi scusi, può passarmelo? Non sono stato io! A Disney Channel!